Serie B con te.it, il campionato degli italiani. Buonasera, buonasera gentili telespettatori, ben ritrovati col 90° minuto di Serie B. Si segna tanto in questo campionato, anche in questa 13ª giornata, 32 gol e cambia ancora la capolista. Non c'è più il Palermo, c'è il Frosinone solitario in testa alla classifica. Bene la Provercelli nelle zone invece calde di questa classifica. Io saluto subito il nostro opinionista Roberto Rambaudi. Ciao Roberto. Ciao Paolo e buon 90° a tutti. Allora, subito i risultati di questa 13ª giornata del campionato di Serie B, partendo dall'anticipo di ieri, il pareggio 2-2 tra Pescara e Palermo. Poi a Brescia, Venezia batte Brescia 2-1, Carpi batte Ascoli 4-2, Cittadella Eternana 1-1, Entella e Cesena 2-2, a Foggia Cremonese batte Foggia 3-2, Frosinone batte Parma 2-1, a Novara Provercelli batte Novara 1-0, Salernitana Bari 2-2, domani si gioca alle 17.30 Empoli Spezia, mentre chiuderà questa 13ª giornata il posticipo delle 20.30 di lunedì tra Perugia e Avellino. La classifica, come detto, Frosinone in testa con 23 punti, Palermo 22, Cremonese e Venezia 21, Bari, Empoli, Salernitana e Parma a quota 20, Carpi 19, Cittadella 18, Novara e Pescara 17, Avellino e Brescia 16, a quota 14 Perugia, Entella, Spezia e Foggia, poi 13 Provercelli, Ternana, Ascoli e Cesena. La vediamo in grafica, ve la facciamo vedere come al solito nel nostro studio, con, partendo appunto dal Frosinone per arrivare al Cesena, Provercelli, Ascoli e Ternana a quota 13. Ma tra la prima e l'ultima, pensate, un campionato equilibratissimo, solamente 10 punti separano la prima della classifica dal quartetto che è ultimo in classifica. La classifica invece marcatori, con in testa sempre Caputo dell'Empoli a quota 10, 9 per Galano e Nestoroschi, 8 Mazzeo e Pettinari, 7 in Prota, 6 per Caracciolo del Brescia, Di Carmine e Ann. Andiamo subito a vedere dunque la prima sintesi, il pareggio di ieri 2-2 tra Pescara e Palermo, ce lo racconta Ciro Venerato. Nestoroschi, ben oltre la zona Cesarini, fa il paio con la reattività di Fiorillo che evita il peggio al Pescara e Zeman contestato per la prima volta dai suoi tifosi alla fine del primo tempo. Un due pari che accontenta tutti e nessuno, dipende dalla prospettiva. Abruzzesi in vantaggio quasi subito grazie al traversone di Coda che pesca dalla retrovia e lo sgusciante capone aiutato da un esiziale errore del Bradi Pocionek. L'11 rosanero a quel punto decide di ribaltare la gara. 5 minuti dopo consegue l'1-1, frittata bianca-azzurra sulla tre quarti, lesta ripartenza rifinita sulla verticale da Rispoli e capitalizzata in scivolata da Ciocev che ruba l'attimo a Crescenzi. Il raddoppio palermitano è cesellato dal macedone Nestoroschi, sinistro a giro che accarezza il palo più lontano, nono acuto stagionale per il bomber, snobbato da Zeman alla vigilia. Capone sventaglia per Pettinari dal vertice mancino, istintiva la deviazione sotto misura di Posavec sulla mezza girata del capitolino. Il match è più simile a un giallo che a un romanzo d'appendice. L'ex Brugman scova il pari all'alba della ripresa dopo un batti e ribatti da infarto nei 16 metri avversari. Mancuso fallisce di poco il tris, lambito il montante dopo un millimetrico pallonetto. L'esordiente Giuia annulla un gol a Ciocev per un offside molto presunto, vista la postura di Bovo. Coda rivendica un penalty dopo uno scontro con Rispoli, forse poco fortuito. Termina a due pari allo stadio Adriatico Cornacchia, migliore in campo Fiorillo. La prodezza nel finale ha evitato il peggio. Allora Roberto, come abbiamo sentito, il pubblico di Pescara ha contestato tra il primo e il secondo tempo Zeman, giusta o no questa contestazione? Ti chiedo, comunque il Palermo continua perché è l'unica squadra in Serie B a essere imbattuta fuori. Sì, il Palermo è una squadra mestierante, una squadra di fisicità. L'unica cosa è che
secondo me devono partecipare di più l'azione i tre difensori centrali. Troppo statici, troppo dietro. Devono creare superiorità numerica, specialmente quando giochi a tre davanti, e dare un supporto a centrocampo. Il Pescara vorrei vedere la ripetitività che provano delle azioni durante gli allenamenti, le vorrei rivedere anche durante la gara. Li fanno poche, li fanno solo la giocata centrale, sul taglio del centravanti. Sugli esterni non vanno quasi mai. Questa è una lacuna che deve cercare di sopperire al più presto. È una squadra giovane, deve crescere e deve maturare. Andiamo a vedere la vittoria molto importante, una vittoria nel derby piemontese, quello della Provercelli sul campo del Novara, nella sintesi di Dario Moricone. Chilometri di distanza e 7 punti separano Novara e Provercelli. Per il derby del Riso, Corini, dopo un pareggio e una sconfitta, si affida a Di Mariano e Da Cruz in attacco. La Provercelli cerca la prova della vita per lasciare l'ultimo posto in classifica. La prima conclusione della partita è al quinto di Marco Moscati, abbondantemente fuori dallo specchio della porta. Il Novara tiene il pallino del gioco, ma la Pro agisce di rimessa. Millimetrico lancio di Vives per Firenze, che in aria riesce a deviare al volo. Montipò respinge la minaccia. Non è fortunato al 26esimo Di Mariano nella sua ripartenza, il tocco in aria di Da Cruz, il rimpallo, mette fuori causa l'attaccante. Poche emozioni in questo primo tempo e con il montaggio di Giancarlo Raviola andiamo alla ripresa. Ritmi blandi, ma la partita si accende al 56esimo, Ghiglione dalla fascia, il cross lungo e Morra, lasciato libero, ha il tempo di calibrare un perfetto colpo di testa che si insacca alle spalle di Montipò. Terza marcatura stagionale e gol pesantissimo per il giocatore della Pro. Il Novara fatica a trovare il bandolo della matassa e la Provercelli prende coraggio, giocando con la tranquillità del vantaggio. I bianchi vanno vicini al raddoppio. Al 65esimo, il passaggio teso di Altobelli, Chiosa svirgola, ma poi rimedia, anticipando Firenze che era in agguato. Ancora la Provercelli al 72esimo, Bifulco va via sulla destra, assist per Castiglia, che di prima intenzione tira. Montipò si supera con una grande parata. Il Novara prova a scuotersi, Di Mariano la crossa, Calderoni si coordina, ma il suo tiro è deviato di poco fuori. In pieno recupero, il colpo di testa di Macheda finisce non molto lontano dal secondo palo, spegnendo le ultime speranze del Novara. La Provercelli si assicura uno storico derby. Era dal 1938 che i bianchi non battevano il Novara in Serie B. Migliore in campo Vives. E da Novara, Provercelli batte Novara 1-0. A voi studio. Grazie, noi andiamo a vedere il primo pareggio esterno di questo campionato per il Cesena targato Castori sul difficile comunque campo dell'Entella, la sintesi di Vincenzo Di Monte. Al Comunale di Chiavari scontro di bassa classifica tra l'Entella e il Cesena, Castorina riprese con l'assenza in difesa di Pellizzare e Ceccarelli, in avanti De Luca e la Mantia con il setto sulla tre quarti. Castori senza Cacea, Agliardi ritrova Fulignati e Doncor, in attacco la Rivi a suggerire per Yallow, arbitra di Paolo Di Avezzano. Al quinto minuto il Cesena trova già il gol, la Rivi attacca una palla che si avvia sul fondo, cross immediato e Yallow spinge in rete per il vantaggio ospite. Rivediamo la rete dell'attaccante Gambiano nella circostanza tutto solo davanti a Jacobucci. I padroni di casa faticano a organizzare una reazione, la Mantia al 25esimo cerca la soluzione di testa ma colpisce male, il pallone esce. Al 30esimo il Cesena si riaffaccia in avanti, Yallow vince un contrasto e tira di prima intenzione costringendo Jacobucci al corner. Occasionissima per Belli al 33esimo, sul cross di Benedetti Fulignati smanaccia il pallone che arriva al limite dell'area dove il giocatore dell'Entella può battere, ma la traiettoria è altissima. Sul capovolgimento di fronte arriva il raddoppio del Cesena. Azione simile al primo gol ma impreziosita dal tocco di tacco di Dalmonte, traversone basso di Larivi e Yallow pronto per il tap-in vincente. Rivediamo il guizzo dell'attaccante cesenate. Al 40esimo l'Entella accorcia le distanze, il cross morbido di Nizzetto va a trovare con precisione la testa di Lamantia che devia in rete a due passi da Fulignati. Nel replay si apprezza il movimento del centravanti dell'Entella. Con le immagini montate da Stefano Carrone siamo nella ripresa. Al 13esimo ci prova l'Entella, cross di Nizzetto, prolunga De Luca per Diava, appena entrato al posto di Eramo. Al 16esimo botta dalla lunga distanza di Laribi, Jacobucci si distende e respinge. Al 20esimo l'Entella completa la rimonta, il calcio d'angolo di Nizzetto è perfetto per la testa di Diav che può staccare tutto solo e battere Fulignati. Le due squadre non si pungono più e si accontentano di un pari che rispecchia l'andamento della gara. Veniamo quindi in studio per ricordare il migliore in campo che secondo noi è Laribi, finale a Chiavari, Entella 2, Cesena 2, la linea può tornare a Paolo Paganini. Grazie Vincenzo, noi andiamo a vedere un altro pareggio, quello tra Cittadella e Ternana, la sintesi è di Luca Piesinicca. Thank you.
Il Cittadella di Venturato in corsa playoff, la Ternana di Pokesci a caccia di punti salvezza, 4-3-1-2 per i padroni di casa, out per infortunio Adorni in difesa, Arrighini e l'ex Litteri, coppia d'attacco, stesso 11 che ha affrontato il Carpi, invece per i rossoverdi 3-4-1-2 il modulo, arbitra Balice di Termoli. Primo squillo al quinto minuto ed è il Cittadella con un colpo di testa di Arrighini, centrale, pronta alla presa di Bleve. Ancora Cittadella, combinazione in velocità, sponda di Litteri per la conclusione dal limite di Schenetti, fuori di poco. La risposta della Ternana con l'ex di turno Paolucci direttamente dalla bandierina sfiora l'Eurogol. In ripartenza gli ospiti ancora pericolosi, Favalli col mancino, buona la potenza meno la precisione. Il Cittadella si vede soprattutto su palla inattiva ed è di nuovo Arrighini di testa a insidiare la porta di Bleve. Prove generali per lui, finale di tempo, angolo, sponda di Varnier, incornata vincente proprio di Arrighini che al terzo tentativo aereo fa centro, seconda rete in campionato per lui. Cittadella avanti 1-0 con il montaggio di Fabio Tirone. Andiamo ora alla ripresa che si apre con un'occasionissima Cittadella, Bleve decisivo su Arrighini, ma la grande opportunità ce l'ha anche la Ternana con Carretta in contropiede, Alfonso semplicemente strepitoso, Carretta che pochi minuti dopo si prende però la rivincita personale, diagonale chirurgico che fa sponda col palo e finisce nel sacco, seconda rete stagionale anche per Carretta, 1-1. Subito la reazione del Cittadella, Righini sempre lui, scalda le mani a Bleve, dalla parte opposta è Finotto a impegnare Alfonso, sulla respinta Tremolada spedisce alle stelle. La partita resta accesa fino all'ultimo, fino a quando non cala il sipario. Un match equilibrato e alla fine un risultato sostanzialmente giusto. Il migliore in campo è il rossoverde Carretta. Il finale al tombolato 1-1 tra Cittadella e Ternana. Linea in studio a Paolo Paganini. Grazie Luca. Abbiamo visto buone prestazioni comunque sia del Cesena che della Ternana. Vai a vedere la classifica. Cesena e Ternana sono ultime in classifica. Allora, il Cesena da quando è arrivato Gastoni meglio, però gli manca sempre un soldo per fare una lira. Due partite, poteva avere 4 punti in più con il Novara in casa domenica e oggi, che aveva giocato molto bene dall'inizio, ha una sua identità ben precisa, deve essere più cattivo e concreto nel realizzare e concentrato dietro. Però con Castori sta andando abbastanza bene. La Ternana, Pokesci, ha detto che la sua squadra l'ha portata dalle medie all'università come gioco. A me piace la mentalità di Pokesci, però non è che se uno gioca bene perde, se uno gioca male non vince. Cioè, voglio dire, se gioca male vince. C'è una via di mezzo, si può giocare bene come ha sempre fatto la Ternana, con degli equilibri giusti e degli accorgimenti. Oggi è andato in svantaggio, ha cambiato, ha tolto Angiulli, ha messo una punta in più, la mentalità è sempre quella offensiva, ha raggiunto il pareggio. Deve continuare con la sua testa, con le sue idee, perché ha fatto vedere buone cose. Non ha mezze misure in casa il Carpi, quarta vittoria, 0 pareggi e 3 sconfitte, una vittoria importante contro l'Ascoli. Andiamo a vedere la sintesi di Fabio Pietro Iusti. Carpi in emergenza infortuni, cala Broschiera il 4-4-2 con Malcore e Nzola coppia d'attacco, nell'Ascoli non ci sono Padella, Baldini e lo squalificato Gigliotti, Fiorin risponde con il 4-3-3 in attacco, Favilli spalleggiato da Clemenza e Parlati, arbitra Francesco Paolo Saia di Palermo. L'Ascoli sorprende tutti passando in vantaggio agendo di rimessa, 19esimo sul cross basso di Clemenza, Favilli fa sponda per la corrente Parlati che con il destro batte Colombi. Proteste del Carpi al 22esimo per un contatto in area tra Nzola e Mengoni. L'arbitro lascia correre ed espelle per proteste il tecnico di casa. Raddoppia l'energia e la formazione emiliana che al 27esimo perviene al pareggio. Malcore si libera al tiro in area e batte Lanni con il piatto destro. I biancorossi ci credono e al 40esimo ribaltano il punteggio. Spiovente in area di Saric, Malcore ha tutto il tempo di controllare e battere a rete. Doppietta personale per la 23enne punta carpigiana che non fa rimpiangere l'assente Mbakogu. Le emozioni non finiscono qui perché in pieno recupero al 46esimo i marchigiani rimettono in equilibrio il match. Clemenza batte la punizione e Favilli in elevazione realizza la sua quinta rete in campionato. Le immagini montate da Alessandra Prea ci portano alla ripresa che regala ancora spettacolo. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo il Carpi torna in vantaggio, 54esimo.
Brosco stacca bene di testa e colpisce il palo. Malcore è un falco ed il suo tap-in sorprende Lanni. La palla varca la linea prima dei successivi interventi. Tripletta e quinta rete in campionato per l'ex attaccante del Manfredonia lo scorso anno in Serie D. L'Ascoli stavolta non riesce a rimediare e al 38esimo gli emiliani chiudono il match. A conclusione di una ripartenza, Carletti con un bel destro piazzato mette anche il suo sigillo, il primo in Serie B, al successo del Carpi. In pieno recupero l'inutile palo colpito dai marchigiani con Clemenza. Partita bella e spettacolare, ma vince la formazione più attrezzata. Migliore in campo Giancarlo Malcore, ribadisco il punteggio al Cabassi. Carpi batte Ascoli 4-2 e linea a Paolo Paganini. Grazie Fabio. Allora, questo Malcore è entrato nella storia del Carpi perché una tripletta non era mai successo giocando in casa. Però, voglio dire, è un giocatore su cui l'allenatore ha creduto molto. No, ha creduto molto. Poi oggi il Carpi mi è piaciuto, che è andato in svantaggio e ha recuperato la partita. Era differente, andava in vantaggio gestiva e quindi un passo in avanti. Malcore è un pupillo di Calabro. Ha fatto 26 presenze e 13 gol l'anno scorso nel Manfredonia, quest'anno si sta ripetendo in Serie B, 6 gol fino adesso, 5 gol fino adesso, ma è un attaccante che ha fame, che vede la porta, che ha voglia di emergere. Pareggio spettacolare alla Recchi tra Salernitana e Bari, allora andiamo subito a vedere la sintesi curata da Carlo Carione, vediamo. È una sfida d'alta quota quella fra Salernitana e Bari, squadre che fin qui hanno raccolto entrambe 19 punti. Bollini deve però fronteggiare una totale emergenza in difesa. Con Mantovani unico giocatore di ruolo a disposizione, il tecnico Granata è costretto ad adattare Vitale e Pucino nella linea 3 schierata davanti a Radunovic. In avanti Sprocati non è neppure convocato, Bocalon e Rossi formano la coppia d'attacco. Dall'altra parte Grosso disegna lo stesso 3-5-2 del tecnico avversario, affida la regia a Petriccione e in avanti punte su Sissé e Galano. L'arbitro è il salentino Ivano Pezzuto. Appena 5 minuti e i pugliesi sono già in vantaggio. Sissé ruba palla, parte in contropiede servendo di precisione Galano. Stop e tiro di sinistro sono letali e sbloccando il risultato l'attaccante biancorosso centra il bersaglio per il sesto turno consecutivo. All'11esimo ospiti costretti al primo cambio per infortunio, Marrone lascia il posto a Tonucci. Già intensa al 14esimo la sfida torna in parità. Gionber gestisce molto male il pallone consentendo a Rossi di approfittarne con un sinistro che supera Micai. Al 23esimo il Bari si rende nuovamente pericoloso. Concludendo l'azione nata da calcio d'angolo, Capadrossi di testa centra in pieno il palo. Ma prima del riposo la Salernitana completa la rimonta. Al terzo minuto di recupero, su cross in area di Signorelli, Rossi elude le trappole del fuorigioco e con un bel gesto tecnico di destro batte ancora Micai. Con le immagini montate da Giacomo Di Staso passiamo alla ripresa. In campo con Brienza al posto di Busellato, il Bari comincia ad esercitare una chiara supremazia territoriale. Proprio Brienza si segnala subito sfirando il palo con un diagonale. Poi al 77esimo arriva il pareggio. Sul cross dell'ex Granata in prota, Galano si inserisce alla perfezione e di testa firma il definitivo 2-2. Specializzata in rimonta e stavolta la squadra di Bollini non è riuscita a portare fino in fondo la missione, ma il Bari ha meritato il pareggio. Il migliore in campo è Galano, anche se dall'altra parte Rossi merita senz'altro una citazione. Il finale dallo stadio Arechi è Salernitana-Bari 2-2 e la linea può tornare a Paolo Paganini. Grazie Carlo. Allora, la Salernitana è imbattuta in casa. Il Bari, insieme a Spezia e Ternana, è l'unica sono tre squadre che non hanno mai vinto fuori. Che significa? Significa che deve crescere il Bari. Oggi ha fatto un passo in avanti, ha pesato l'assenza di Marrone dall'inizio. Marrone è il regista difensivo che crea superiorità, che va in avanti, dà le azioni. Se segna Galano di testa è tutto dire, vuol dire sì. Che nella Salernitana sono mancati dei difensori centrali. Oggi Pucino appunto è vitale facendo uno dei tre, tutti e due tre centrali di difesa insieme a Mantovani, però... Il Bari sta crescendo, un buon punto, la Salernitana ottima dimostra di avere un'ottima qualità nella rosa, perché tante assenze, chi entra fa bene, Alex esterno sinistro, Rossi punta centrale ha fatto due gol, quindi su chi mette, Bollini può contare sulla qualità di questi giocatori. Allora ci fermiamo un attimo, poi tutti gli altri gol della Serie B, il gol più bello, insomma ancora tanto per questa 13ª giornata del campionato di Serie B, a tra poco.
Nuovamente in diretta, gentili telespettatori, con il 90° minuto di Serie B andiamo a vedere la vittoria molto importante in trasferta del Venezia sul campo del Brescia. La sintesi è di Barnaba Ungaro. Al Rigamonti il Brescia, reduce da due vittorie consecutive, riceve il Venezia, squadra con la miglior difesa del campionato. Le rondinelle schienate dal tecnico Marino con il 3-4-2-1, mister Inzaghi conferma il 3-5-2 per i lagunari, arbitra Baroni di Firenze. Parte bene il Venezia, al quinto Moreo triangola con Falzerano ma poi fallisce la conclusione. Pericoloso il Brescia al 16°, Caracciolo scambia con Machin, calcia dal limite ma Audero para. Nel finale di tempo più incisivo il Venezia. Al 28° Marsura, ben smarcato da Moreo, si vede respingere da Minelli la conclusione sul primo palo. Al 37° nuovamente i lagunari. Zampano mette al centro per Marsura che incredibilmente manca la deviazione in porta. Al 45° il Brescia ancora salvato da Minelli. Cross al volo di Zampano per Moreo che al centro si vede respingere distinto il tiro a botta sicura. Nel recupero rondinelle graziate da Moreo che si crea spazio ma non c'entra il bersaglio, si va all'intervallo. Con il montaggio di Luciano Pesce andiamo alla ripresa. Nel secondo tempo la prima occasione arriva solo al 33° con Audero che alza in corner un tentativo del bresciano Bisoli. La partita si accende poi al 40°, cross di Furlan, tacco di Caracciolo e palla in rete. 1-0 per il Brescia e splendida giocata dell'Airone al suo terzo gol in tre partite. 42°, Venezia in avanti, Zigoni in area, alleggerisce fuori per Pinato che calcia di potenza, 1-1 e seconda rete in campionato per Marco Pinato, Minelli è battuto. Un minuto dopo l'exploit del Venezia, lancio lungo di Garofalo, in area sbuca Falzerano che realizza il 2-1, piatto vincente per Marcello Falzerano, un gol che vale i tre punti. Rimonta rabbiosa dei lagunari, comunque più pericolosi delle rondinelle. Migliore in campo il veneziano Zampano, inesauribile sulla fascia destra. Il finale dalla Rigamonti, Brescia 1, Venezia 2, a voi studio. Grazie, io ti giro la considerazione su questo Venezia che fuori casa, 3 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta. Venezia è una squadra solida che approccia le partite come pochi in Serie B. In più ha l'equilibrio di mantenersi concentrata per tutti i 90. Oggi ha fatto una partita straordinaria. Il primo tempo ha creato 4-5 occasioni da gol e poi queste partite se non concretizzi rischi pure di perderle. Alla fine Caracciolo ha fatto un eurogol che ha fatto veramente un bel gol, rischiava di perderla. All'85esimo. All'85esimo, all'87esimo pareggio, all'89esimo il gol del 2-1. Squadra che è in salute, che mentalmente c'è, che fisicamente c'è, perché se arriva al 90° e ribalti una partita del genere vuol dire che sei in piena corsa per essere il protagonista. Un'altra squadra in salute che tu l'hai segnalata in tempi non sospetti è sicuramente la Cremonese, che è andata a vincere in trasferta a Foggia. La sintesi Foggia-Cremonese ce la racconta Sergio De Nicola. Seconda sconfitta interna consecutiva per il Foggia. Padroni di casa che recuperano al 100% il mediano Agazzi. Dopo l'esordio domenica scorsa in Piemonte, confermato Celli terzino accanto allo Iacono, Gerbo in panchina. Trio d'attacco con Chiricò, Mazzeo e Beretta. Teseschi era un 4-3-1-2 con Piccolo a supporto delle punte Brighenti e Mokulu. Ritmi blandi fino alla mezz'ora, poi le reti. Il Foggia passa al 34°. Scambio Celli-Mazzeo. Il terzino viene atterrato al limite dell'area, in posizione centrale. Si incarica della punizione Coletti. Palla liftata e potente che lascia immobile Ucchiani. Passano 4 minuti e il Foggia raddoppia con tocco morbido di testa di Beretta imbeccato da una pennellata di Mazzeo. La Cremonese non si piega ed in pochi minuti ristabilisce la parità, prima con Brighenti al 40°, che approfitta di un rimpallo in area e brucia sul tempo Camporese, poi 3 minuti dopo con Mokulu che appoggia facilmente in rete lanciato da un'apertura sulla destra, complice il solito immobilismo della difesa rossonera. Con il montaggio di Gaetano Sangirardi andiamo nella ripresa. Fuori Deli e Chiricò, dentro Gerbo e Fedato, il Foggia prova ad accelerare ma è la Cremonese a passare in vantaggio.
fallo al limite dell'area di Gerbo su Mokulu, la posizione è quasi la stessa da cui è partito il vantaggio del Foggia. Il tiro di Piccolo è angolatissimo, nulla può fare Guarna che pure intuisce la traiettoria. Il Foggia si lancia allora in avanti con slancio ma con poche idee. L'azione è più limpida al 36esimo quando lo Iacono stacca di testa ma Uicani è bravo a mettere in angolo. Poi in pieno recupero ancora il portiere Lombardo smanaccia su un pericoloso traversone di Fedatu. Anche oggi il Foggia ha confermato la fragilità della sua difesa, la più perforata del torneo con 31 gol subiti. Solida e cinica la Cremonese che sotto di due gol ha avuto il merito di non perdere la lucidità e una volta in vantaggio di gestire al meglio la partita. Migliore in campo Piccolo, risultato finale allo Zaccheria, Foggia 2, Cremonese 3, linea Roma. Grazie. Beh, i grigio-rossi della Cremonese però hanno un look variegato, perché oggi erano in versione Ajax, poi c'è stata anche la versione Paris Saint-Germain. Però al di là di questo discorso legato al look della maglia della Cremonese, comunque tre vittorie esterne del Venezia, tre vittorie esterne della Cremonese, due squadre che arrivano dalla Lega Pro. Sì, beh, la Cremonese è una squadra che ha qualità, ha un allenatore esperto che riesce a trasmettere come gestire le partite. Oggi sul 2-0 non si sono scomposti di una virgola, hanno aspettato il momento opportuno per andare a colpire, pareggiare e ribaltare la partita. Il Foggia deve fare il mea culpa perché non riesce a gestire quando va in vantaggio. E non è un caso, a Cesena 3-1 vinci la partita, 3 pari. Oggi vinci 2-0, devi gestirla meglio e qui devono crescere perché la squadra ha anche qualità. E si è andata a perdere una partita contro una squadra forte, ma sul 2-0 devi gestirla meglio. Allora, abbiamo ancora il gol più bello, il gol da vedere, anche il discorso delle nomination del gol del mese, ma soprattutto la partitissima tra Frosinone e Parma, la partita della capolista. Andiamo però a vedere un attimo, per completare il quadro della 13ª giornata, il servizio di Gigi Cavone sui posticipi di questa giornata 13ª di Serie B. Due posticipi e lo stesso obiettivo per le quattro squadre che chiudono il 13° turno della Serie B. Tornare alla vittoria dopo aver raccolto poco nell'ultimo turno per rilanciare le rispettive ambizioni di classifica. Nella sfida della domenica l'Empoli ospita lo Spezia e cerca un successo per rimanere attaccato al treno delle prime e dimenticare il KO di Salerno di una settimana fa. Lo Spezia, un punto nelle ultime due gare, quello dell'opaco 0-0 col Cittadella di sabato scorso, sogna un colpaccio per allontanarsi dalla zona calda della classifica. Match delicato sulle tribune per l'accesa rivalità tra Spezia e Parma, i cui tifosi sono gemellati con quelli dell'Empoli. Il match del lunedì sera mette di fronte al Curi Perugia e Avellino. Il 3-3 degli Umbri a Cremona sembra aver dato la scossa giusta alla squadra dopo le 5 sconfitte di fila che avevano portato all'avvicendamento in panchina tra Giunti e Breda. Il neotecnico cerca ora la sua prima vittoria contro un Avellino reduce dalla sconfitta di Parma e in un periodo non facile, 4 KO nelle ultime 5 gare. Novellino spera di superare l'ostinato mal di trasferta dei suoi, sconfitti finora in 5 delle 6 partite giocate lontano da casa. Allora andiamo subito con la sigla del gol più bello. Il gol più bello della 12ª giornata è di Paolo, ha stravinto, lo diciamo, guardate, con il 64,41%, quello di Paulinho della Cremonese, in Cremonese Perugia. Chiaramente questo gol va nelle varie nomination dei gol più bello del mese, questo di Improta in Bari Avellino, eccolo qua, dell'8ª giornata, stiamo vedendo appunto il nomination del gol del mese, questo di Galano della 9ª giornata, Galano del Bari sul campo della Pro Vercelli, e poi abbiamo quello di Mazzeo della 10ª giornata in Cesena Foggia, appunto a Foggia, e poi il doppio Paulinho, quello che abbiamo visto prima, e questo questo è ancora quello di Mazzeo, poi questo qua che Paulinho ha segnato sul campo dell'Entella, quindi un doppio Paulinho, vediamo. Sì, no? Qua con la maglia del Paris Saint-Germain alla Neymar, no? Qui abbiamo visto prima la maglia dell'Ajax, questa è la maglia del Paris Saint-Germain per quanto riguarda ovviamente la Cremonese. Manca la capolista, cioè il Frosinone che ha battuto il Parma. Allora subito ci colleghiamo al nuovo stadio di Frosinone, andiamo a vedere la sintesi di Frosinone-Parma con Fabrizio Tumbarello. Thank you.
Longo senza gli infortunati Gori e Sodimo cambia quattro titolari rispetto a Venezia. In attacco Ciano, Daniel Ciofani e Dionisi. D'Aversa conferma in blocco lo schieramento iniziale di domenica scorsa con Insigne, Calaiò e Di Gaudio nel tridente offensivo. Arbitra Nasca di Bari. All'ottavo minuto, al primo affondo, il Frosinone sblocca il risultato con il gran destro da 30 metri di Maiello che sorprende l'ex Frattali. Undicesimo gol in Serie B, il primo con la maglia del Frosinone per il centrocampista, ma gravi le responsabilità di Frattali che si lascia piegare le mani dal tiro potente ma centrale di Maiello. Al diciottesimo San Marco per Dionisi, stavolta Frattali copre bene il suo palo. Il raddoppio al 27esimo con il gol dell'ex di Ciano direttamente su calcio di punizione, parabola imprendibile per Frattali, palla sotto l'incrocio dei pali, quarta rete stagionale per Ciano, splendida la verticalizzazione di Dionisi per Daniel Ciofani che incrocia bene poi il suo sinistro, termina sul fondo. Al 34esimo si fa male San Marco in questo contrasto con Gaiolo. Un infortunio al ginocchio per il centrocampista, al suo posto entra Besea. Al 37esimo accorcia le distanze il Parma con l'autogol di Maiello che è posizionato male con il corpo nel tentativo di anticipare Lucarelli in fila la propria porta. Con il montaggio di Giovanni Pizza siamo al secondo tempo che si apre con l'ammonizione per Ariaudo per questo fallo al limite dell'area. Ai danni di Scozzarello, Ariaudo era l'unico diffidato nel Frosinone, salterà la partita con lo Spezia di sabato prossimo. Il calcio di punizione di Scozzarella trova Bardi attento e poi al quinto minuto sul corner di Scozzarella Insigne, ancora Bardi in qualche modo riesce a mettere in calcio d'angolo. Il cross di Gaiolo, colpo di testa di Schiavone, palla di poco alta sopra l'incrocio dei pali. E poi alla mezz'ora il fallo di mano in area di Jacoponi, giudicato involontario dal direttore di gara, ma ci stava il calcio di rigore per il Frosinone perché Jacoponi con la mano sinistra cerca il pallone. Il Frosinone conserva l'imbattibilità interna, c'entra il quinto risultato utile consecutivo, torna a vincere dopo il pareggio di Venezia, ma soprattutto si riporta da solo al comando dopo un mese e mezzo. Il Parma cade dopo tre vittorie di fila, il migliore in campo Ciano allo stirpe, Frosinone batte Parma 2-1, la linea a Roma. Grazie. Detto che il Parma è passato ufficialmente il 60% del pacchetto azionario al gruppo cinese, è rimasto comunque nella società come vicepresidente e Crespo, dal punto di vista di calcio giocato, un Frosinone imbattuto in casa che ha una sua continuità di risultati. Sì, oggi la continuità è stata che l'approccio alla partita è stato veramente importante. 37 minuti giocato un gran calcio, come forse la miglior partita. Poi è andato 2-0, ha subito il gol e l'infortunio di San Marco, secondo me, ha condizionato un po' il rendimento dei giocatori. Secondo tempo non bene e dopo però ha meritato di vincere. Allora andiamo a vedere prima di chiudere le nomination, le tue nomination dei tre gol di questa 13ª giornata. Prego la nostra regista Edi Saia di farceli vedere. Eccolo qua, cominciamo da Ciano proprio in Frosinone Parma. È grandissimo gol, ma lui ce l'ha nelle corde questi gol, calcia di sinistro sotto il 7, niente da fare per Frattali. Poi abbiamo Rossi, appunto in Salernitana Bari. E qua si è coordinato alla grande, ha letto la giocata e poi con una coordinazione difficile da fare, indirizzare la palla sul palo lungo, ha fatto un grandissimo gol Rossi. E qui è Caracciolo, l'airone in Brescia-Venezia, gran gol. Non è servito poi al Brescia, ma comunque davvero un gran gol. Oggi ha toccato poche palle, una delle poche queste, ha fatto questo gran gol. Gran giocatore per la categoria, è veramente un lusso. Allora, detto che comunque è ferma la Serie A per l'impegno ovviamente molto importante e delicato della Nazionale prossima settimana, al 90esimo minuto di Serie B torna domenica 12 novembre, sempre qui su Rai 2, alle ore 18.30. Se abbiamo un flash, vediamo il cartello del prossimo turno dove ci sono degli anticipi, eccolo qua con il Frosinone che va sul campo dello Spezia e questo. Poi c'è anche un Cremonese-Palermo sicuramente molto molto interessante. Vi ricordo domenica 12 Rai 2 ore 18.30, grazie a Roberto te, Rambaudi. Vi ricordo l'appuntamento col sabato della DS con Marco Lollobrigida e i suoi ospiti questa sera alle ore 23, grazie per la cortese attenzione, ci vediamo domenica prossima 18.30, arrivederci. Nostri sogni, mille verità.
Serie B con te.it, il campionato degli italiani.